In questa opera di distrazione di massa in cui Berlusconi porta il programma della giustizia insieme con il ministro delle ingiustizie, Angelino Alfano, ce lo troviamo con questo cancellottone, perché notizia segreta che si è saputo dopo, aveva avuto un intervento, si era tolto un dente. Tutti i denti l'ho visto togliere, io perché non sono i denti, cioè, qualcuno che toglie il dente da di fuori l'ho mai visto, cioè è come se uno si opera l'appendicite e gli gessano il braccio. Poi per immaginare uno operato l'appendicite, vabbè che lui ormai con tutte queste pompette, queste cose che ha, non si capisce più da che lato ci si arrivi, perché può darsi che magari ci avrà qualche collegamento, qualche cosa particolare per cui il cerottone si spiegherà, ovviamente solo un motivo. Però questo è lo stesso cerottone che ci siamo visti dopo la famosa statuetta del Duomo, per cui io sono stato destituito dalla polizia. Non so se per offeso l'onore e il prestigio del Presidente del Consiglio Berlusconi, per aver detto che quella che si è stata là era una pantomima, al di là del fatto che quello la statuetta gliel'ha tirata, il Presidente del Consiglio Berlusconi, in fatto di sicurezza personale, è stato sempre molto originale con le sue cose. Intanto, assolutamente originale quando si portò Vittorio Magno per tutta la propria sicurezza, dove si portò un capomafia, lui assassino, un trafficante di stupefacenti a cui affida la propria villa, la propria famiglia. Poi hanno cercato di farlo passare per stalliere, e lui si è poi incazzato perché ha detto: io lo stecco dei cavalli non so manco quante gambe ha un cavallo, se ne aveva quattro o due, quindi non era assolutamente uno stalliere. E così lui è stato il primo Presidente del Consiglio dei Ministri italiani che non ha utilizzato la scorta istituzionale. Scorta istituzionale che è fatta dagli operatori dei NOX, della Polizia di Stato, e dagli operatori del CIS, dei Carabinieri, che sono i più bravi operatori di sicurezza di tutto il mondo. Nelle scuole italiane dei NOX, i NOX sono due poliziotti che hanno liberato il generale Dossi, tanto per darvi l'idea, vengono ad addestrarsi le scorte dei capi di Stato di tutto il mondo. Cioè noi diamo lezioni, io dico ancora noi perché mi sento ancora di lezione, diamo lezioni alle polizie di tutto il mondo in fatto di sicurezza. Tutti i Presidenti del Consiglio, D'Alema, Prodi, Andreotti, chiunque, Amato, tutti i Presidenti del Consiglio dei Ministri, da quando c'è la Repubblica, ma anche il Re, Enrico Lazzieri, prima della Repubblica, hanno utilizzato la scorta istituzionale. Cioè, immaginatevi, se lo Stato non utilizza i propri uomini, c'è la stessa cosa che noi facessimo le indagini per Mezzanotte. Cioè, è chiaro che se c'è da arrestare un mafioso non chiamiamo l'agenzia di Mezzanotte, ci mandiamo i carabinieri o ci mandiamo la polizia, perché altrimenti è finita, se diamo un appalto ai Mezzanotte oppure l'esecuzione della sicurezza dell'ordine pubblico della polizia giudiziaria, lo Stato ci mette closet e finisce, oppure sale, è finita, si vende, cioè, è alla disfatta. Lui si è fatto la scorta fatta in casa, fatta da sé, con i suoi uomini. Se li è portati lui, quelli che aveva dai tempi della stampa, forse magari qualcuno te l'avrà segnalato pure Vittorio Magno, e poi sono gli stessi dei quali lui si è avvalso utilizzando il cellulare per chiamare in questura per liberare Rubi la sera, che ha chiamato il cellulare suo capo scorta, che fa parte di questo circuito, di questi prescelti. Bene. Nella vicenda del Duomo, tanto per riprenderlo perché è collegata alla mia restituzione al servizio, nella vicenda della statuetta, voi avete visto che questa scorta che deve circondare la personalità, perché tutte le personalità, i papi, i capi di Stato, il rockstar, gli attori, i cantanti, vanno in mezzo alla folla. Però voi vedete che c'è sempre questo anello di protezione che accompagna la personalità. Quindi questa protezione, questa cintura è una specie di preservativo, diciamo, che accompagna la personalità in maniera discreta, senza farsi vedere, gli auricolari, e creano sempre un cerchio. In quell'occasione questa protezione, questo preservativo
conservativo si è rotto, perché lui è andato direttamente in mezzo alla gente, quindi ha separato, quindi ha disperso la sua. Perché a Berlusconi piacciono i rapporti non protetti. E fra i rapporti non protetti preferisce anche quelli a rischio. E in questo contesto gli arriva questa statuetta che gli lancia questo folle, che lo colpisce, e lì c'è un altro protocollo, che è un protocollo tassativo, l'ascolta, ha il compito tassativo di pigliare la personalità ed evacuare. Perché il rischio è che si possa essere una reiterazione, che possa essere compromessa anche la loro sicurezza, la sicurezza delle altre persone. Poi abbiamo nella storia l'attentato a Francesco Giuseppe, ricordate, lui scatenò la famosa guerra, no? L'attentato a Kennedy, sia Bob che John Kennedy. Voi avete visto la macchina cosa ha fatto? La prima cosa è scappata. L'attentato a Reagan, cosa ha fatto? Immediatamente evacuato la personalità, mentre lui cosa fa? Fa in macchina, riscende, prende le telecamere, va sotto la telecamera, tira fuori una cosa, si comincia a prendere il suo sangue perché non si capisce da dove viene, poi se ne va. E c'è tutta questa pantomima di questa scorta. Diagnosi, 90 giorni, per cui io commento e dico, sono più di 20 giorni, un mese. Dopo il mio intervento è uscita la consulenza della Procura di Milano, che ha scritto 20 giorni, un mese, quindi senza essere medico ce l'aveva azzeccata. Il suo medico, Zangrillo, aveva detto 90 giorni, e poi lo stesso Zangrillo che lui si porta in assistenza ai Bunga Bunga, che è lo stesso che avete visto, perché questi personaggi ritornano sempre, perché non è che fanno un biglietto di sola andata. C'è la fortuna che c'è sempre l'andata e il ritorno, quindi noi ci ritroviamo puntualmente. Bene, per questo intervento, per il quale ovviamente Berlusconi non mi ha querelato perché non poteva querelarmi, perché non ho detto nulla di offensivo assolutamente, perché mi sono limitato a commentare queste cose, ho tenuto il congresso dell'Italia dei Valori dove mio amico Antonio Di Piero mi ha invitato. Io sono stato destituito dalla Polizia di Stato per aver offeso l'onore e il prestigio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, perché ci voleva la dimostrazione che lui ha onore e prestigio destituendo me, e così si può dire che lui ha onore e prestigio, perché probabilmente aveva bisogno di destituire me per dimostrare che lui ha onore e prestigio.